Firenze ha dato all'eccezionale avvenimento la cornice più festosa che sole di maggio potesse illuminare. Affronta i maestri inglesi, quella che è stata definita la nazionale di un solo giorno. La nazionale che Silvio Piola torna a guidare dopo 5 anni dalla sua ingiusta giubilazione. Ecco gli inglesi. Pearson, che batté la Scozia. Frogard. Lofthouse. Garrett. Il grande Finney. Rhodes. Ramsay, il cervello della squadra. L'esordiente Elliott. Dickinson. Il portiere Merrick. Il capitanissimo Wright. Ed ecco i nostri. Mari, Capello. L'esordiente Ferrario. Amadei, Pandolfini. Moro, Boniperti. Piola, Giovannini, Piccinini. E subito il vecchio capitano dimostrerà come si può essere ancora giovani. Esaurito da parte inglese il saggio dimostrativo di gioco manovrato, Piccinini apre al centro. Da Capello a Piola. Taglio secco come una rosoiata. Tiro! Gol! No! La palla ha fatto carambolo con la testa di Capello. Subito dopo gli inglesi segnano con Brodis. È il quarto minuto e all'esultanza dei giocatori bianchi si associano naturalmente i tifosi britannici. Moro ha ragione di imprecare la disdetta. Ripartono gli azzurri, ma la loro spinta non è più quella iniziale. Contrattaccano e Piola evita cavallerescamente di toccare il portiere. Al decimo minuto la più bella azione degli inglesi. Ammirarla è doveroso. Al tiro conclusivo di Wright, Moro risponde con una parata altrettanto bella. 32esimo minuto. Boniperti si destreggia contro Garrett, ma il suo tiro basso verrà raccolto con facilità da Merrick. 2 minuti dopo, sul centro di Pandolfini, lo stesso Boni fallisce il pareggio. Imitato proprio all'ultimo minuto da Piola. Secondo tempo. Pandolfini, Amadei, Piola. Merrick esce e respinge. Finney gioca per l'ultima volta manente, ma Giovannini ripara in angolo. E adesso ferma l'inesperto Elliott. Ancora Piola, ma Frogat e Ramsey l'hanno preso in sandwich. Il pareggio matura. Eccolo, il fulmine di Amadei ha incenerito Merrick e dato fuoco allo stadio. L'entusiasmo dei 90.000 non si spegnerà del tutto. Lo tiene destro ancora Amadei con questo spiovente. Attenzione ora, il nettissimo fallo di mano di Ramsey è amnistiato dall'arbitro austriaco Beranek, che dice di aver visto una respinta col petto. Sfuma così la possibilità per gli azzurri di vincere la partita sul rigore. Disdetta. Disdetta anche questo tiro di Boniperti che lambisce la traversa. Alla mezz'ora gli inglesi hanno un ritorno di fiamma. Il veloce Brodis, il nuovo Mordes della squadra, mette nei pasticci Moro, che recupera a fatica la palla perduta. Subito dopo Piola si torce dal dolore. Frogat l'ha colpito alla caviglia, ma l'intrepido capitano lascerà il campo soltanto per 10 minuti. Anche se stroncato, non si arrende. Della superiorità numerica approfittano gli inglesi per riprendere il perduto vantaggio, ma prima Moro e poi Ferrario glielo impediscono. Rientra Piola. Anche da zoppo riuscirà a rendersi utile. Da un suo passaggio è nato questo tiro di Amadei. Quanto ai bianchi non passano più. Neppure su azione viziata da un fuorigioco. Più che meritato questo pareggio degli azzurri con gli inglesi. Strabattuti sulla carta, i nostri hanno smentito il pronostico con quell'arma formidabile che si chiama cuore. Un leone la recluta Ferrario e come lui Pandolfini, ma leonino soprattutto Piola, commovente della sua appassionata dedizione. Per partita di addio ci ha regalato questo spettacolo indimenticabile.